come è possibile oggi capire quando un prodotto che arriva nelle nostre tavole ha fatto un percorso corretto, lontano dalle agromafie? Il consumatore finale come può mettersi in guardia? Allora, innanzitutto il controllo dell'etichetta ormai da un ventennio, come il nostro paese ha deciso di etichettare tutto e più cosa era possibile, quindi la prima cosa è sul controllo dell'etichetta. La seconda cosa che il consumatore deve fare è quello di conoscere l'azienda e controllare bene la provenienza del prodotto, quello è l'unico modo che ha per difendersi. Poi evidentemente noi abbiamo bisogno di un sistema dei controlli e oggi ne parliamo, che è il sistema dell'Istituto Centrale di Repressione Frodi, che è l'Istituto INAS, che sono la Guardia di Finanza e in generale il corpo anche dei Carabinieri Forestali, che svolgono un'attività encomiabile sul territorio italiano, tant'è che sono tante le truffe che vengono segnalate, che vengono scoperte, perché c'è alla base una grandissima attività da parte delle forze dell'ordine. Le agromafie, la criminalità nella filiera alimentare, dove si inserisce, a che livello? Ma diciamo a tutti i livelli, perché in realtà noi abbiamo visto dal 2015 che l'Osservatorio Agromafie si occupa di questo fenomeno, non ha territori specifici in tutto quanto il paese a vari livelli. Sicuramente le crisi economiche che si sono succedute in questi anni hanno in qualche modo aiutato. Sentiremo oggi alcuni passaggi che farà il Presidente del Comitato Scientifico Caselli, piuttosto che il Procuratore Salvi, anche rispetto alla questione dell'importanza del mondo del lavoro e dei flussi migratori nel nostro settore, che è uno degli aspetti fondamentali. Oggi facciamo il primo evento tra Camere di Commercio e Osservatori Agromafie e riteniamo sia particolarmente utile per cercare di non girarsi, per guardarci anche dentro casa, anche su questi elementi e valutare poi insieme. Caporalato è il principale campanello d'allarme? Caporalato principale, campanello d'allarme, caporalato di tutti i tipi, caporalato anche caporalato bianco, anche caporalato nella filiera, pretendere di avere negli scaffali prodotti venduti a 4 volte quello che sono costati alla produzione con aste a doppio ribasso significa anche quello che noi ogni tanto definiamo caporalato bianco, quindi bisogna capire bene e bisogna fare in modo che i rapporti di filiera siano corretti a tutti i livelli. Il mondo del lavoro, l'etica del lavoro deve essere centrale e da questo punto di vista anche questo aspetto che sottolineerà il procuratore, l'ex procuratore Salvi sui flussi migratori, secondo noi è un elemento centrale. Vedete, in questi giorni le organizzazioni agricole sollecitano il governo per il decreto flussi. Abbiamo bisogno di lavoratori, perché buona parte arrivano anche dall'estero, però abbiamo anche bisogno di un mercato del lavoro, e sia un mercato del lavoro possibile, approcciabile. Per questo vedremo l'importanza che avrà il fatto di aver reinserito i voucher, adesso non so come li chiameranno, se buoni per i campi, se buoni lavoro, come verranno chiamati, ma il fatto di poter avere una flessibilità del lavoro nel settore agricolo è fondamentale. Grazie. Grazie a voi. Grazie.